importante oggi per un'azienda italiana esportare, qualsiasi essa sia, in qualsiasi settore, perché purtroppo comunque il mercato nazionale, la congiuntura, tutti sappiamo come sia, bisogna cercare delle opportunità diverse. Nasce dall'esigenza delle imprese di sapersi riqualificare e diventare sempre più competitive nei mercati globali il Roadshow ICE, che mercoledì 15 marzo ha fatto tappa ad Arezzo. Non sono interessate, come è stato fino ad oggi, soltanto le aziende che operano nel settore della produzione, ma anche quelle che operano nel settore dei servizi e quindi della distribuzione in generale, che non hanno normalmente questa propensione, però si sono accorti che è necessario intraprendere questa strada per poter allargare e sviluppare le proprie aziende. Il progetto, promosso e sostenuto dal Ministero dello Sviluppo Economico, organizzato da ICE in collaborazione con la Confcommercio Aretina, ha rappresentato una preziosa opportunità per le aziende del territorio per approfondire temi e soprattutto strumenti legati ai progetti di internazionalizzazione. Attraverso una sessione plenaria che consente ai relatori di comunicare gli strumenti, le novità in termini di attività promozionale o servizi formativi dell'ICE, c'è anche una sessione di incontri B2B. Riteniamo che attraverso questa combinazione di informazione e poi di B2B si possono mettere le imprese nelle condizioni di capire meglio quali sono le nuove opportunità che si presentano sui mercati internazionali e avviare, diciamo, un processo virtuoso di rapporto e di relazioni con le strutture pubbliche di supporto. Hanno partecipato all'iniziativa oltre 150 imprese aretine. 33% del fatturato delle imprese aretine va verso i mercati internazionali ed è una porzione che sta crescendo negli anni. I mercati internazionali sono in questa particolare fase economica una risorsa importante per le nostre imprese che devo dire con grande capacità, con grande lungimiranza imprenditoriale riescono a cogliere questa opportunità. Affacciarsi al mercato estero non soltanto è un'opportunità per l'azienda, ma è soprattutto anche un'opportunità di formazione per il titolare dell'azienda e per tutti coloro che lavorano dentro. Essere a contatto con il mercato estero forma, prima di tutto.